Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con i risultati delle elezioni politiche a Milano e in Lombardia. Fratelli d'Italia ha trionfato anche nella nostra regione, ma a Milano resta un fortino del PD e del centro-sinistra. Tra gli eletti, Antonio Misiani del Partito Democratico, Benedetto Della Vedova di Più Europa e Bruno Tabacci di Impegno Civico. Sentiamo Alberto Carreras. In Lombardia Silvio Berlusconi, eletto a Monza al Senato con oltre il 50% delle preferenze. Isabella Rauti a Sesto San Giovanni ha battuto Emanuele Fiano e Daniela Santachè a Cremona ha sconfitto Carlo Cottarelli. Antonio Misiani del Partito Democratico si è affermato davanti alla leghista Maria Cristina Cantù col 33,28 e Ivan Scalfarotto con il terzo polo ha ottenuto il 16,33. Quella del responsabile economico del PD è l'unica vittoria all'uninominale per Palazzo Madama del Partito Democratico in Lombardia, dove il centrodestra è arrivato al 50,66% dei voti, il centrosinistra si è fermato al 27,22%, il terzo polo ha sfiorato il 10% e il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 7,23%, Fratelli d'Italia al 27% in Lombardia. La seconda vittoria della coalizione che si opponeva ai conservatori al collegio uninominale Camera di Milano Centro. L'esponente di Più Europa, Benedetto Della Vedova, ha battuto il centrodestra con Giulio Tremonti in quota Fratelli d'Italia davanti alla candidata di Azione Giulia Pastorella che ha ottenuto un 23%. Sempre a Milano per il centrosinistra Bruno Tabacci ha superato di misura nel collegio Bande Nere il parlamentare di Forza Italia Andrea Mandelli. A Milano città il Partito Democratico si conferma il primo partito, anche se tallonato da Fratelli d'Italia, che, considerando anche la provincia, è il primo partito in assoluto. Nei tre collegi alla Camera della città il PD è primo con circa il 26% delle preferenze, mentre Fratelli d'Italia si ferma, per così dire, intorno al 20%. La Lega è crollata al 6,80%, Forza Italia al 6,58%. Significativo il risultato in città di Alleanza Verdi e Sinistra, che supera il 6%, e di Più Europa, anch'essa intorno al 6%. In Lombardia, nella prossima primavera, ci saranno le elezioni regionali. Dopo il tonfo della Lega vacilla la ricandidatura di Attilio Fontana e Letizia Moratti è pronta a gettarsi nella mischia, ma la Lega potrebbe anche puntare su Giancarlo Giorgetti. Sul fronte opposto Carlo Cottarelli è il candidato sul quale vuole puntare il Partito Democratico. E ora sentiamo il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini come commenta questo risultato non certo brillante per il suo partito, anche se la Lega tornerà al governo, un governo interamente composto dal centrodestra. Sentiamo. Fratelli d'Italia all'inizio dell'esperienza Draghi era ampiamente al di sotto del dato Lega, adesso è ampiamente al di sopra del dato Lega. Sono arrabbiato, sono rammaricato, sono invidioso. No, brava Giorgia, chapeau, brava, mi ho mandato in mano ai militanti, non a due consiglieri regionali o a un ex parlamentare. Noi abbiamo 20.000 militanti, io a loro rispondo. E chi è militante della Lega da 30 anni è stato abituato da Umberto Bossi ed è sano a ragionare nelle sedi opportune, non al vento. Perché ripeto, per me il socio ordinario militante che non ha nessun incarico e dedica la sua vita da 20 anni al movimento ha la stessa importanza, se non maggiore importanza, rispetto a chi oggi è stipendiato grazie al movimento. Io domani ho la riunione di tutti i coordinatori regionali del Consiglio federale, chiederò i tempi, nel senso che chiederò alla massima organizzativa, qua c'è la massima autorità che è Roberto Calderoli, che come statuti, tempistica, logistica è un'autorità assoluta, quindi gli chiederò entro quanto riusciamo a fare 800 congressi cittadini, x tempo, entro quanto riusciamo a fare 100 congressi provinciali, x tempo, entro quanto riusciamo a fare 20 congressi regionali, x tempo, e poi un bel congresso federale dove si mettono in campo idee, futuro, la Lega sarà già al governo da tempo e quindi conto che gli italiani abbiano toccato con mano quello che la Lega può fare in un governo di centrodestra, non in un governo con PD e 5 Stelle dove noi costruiamo di giorno e gli altri ti smontano di notte. E quindi sono assolutamente carico, determinato, fiducioso e orgoglioso della campagna elettorale fatta dalla mia gente. Andiamo a sentire ora il presidente
andiamo a sentire, o almeno commentiamo, quelle che sono le dichiarazioni del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il quale ha detto: il risultato della Lega necessita di una serie riflessione. Non nascondo, ha detto Fontana, che il risultato del mio partito necessiti di una seria riflessione. Sono certo che a partire dall'impegno dei propri militanti e dei tanti amministratori, la Lega saprà immediatamente riannodare il dialogo con le proprie comunità, forte del grande lavoro svolto con i territori e forte della prospettiva della maggiore autonomia, non più rinviabile. Proprio oggi ci siamo incontrati con Matteo Salvini e i governatori della Lega, condividendo l'obiettivo di coinvolgere ulteriormente i sindaci, i nostri amministratori locali e ciascun militante in questo percorso. Lo ha affermato Fontana, che poi prosegue: nel paese c'è una maggioranza nuova, solida, coesa. I cittadini hanno scelto, senza se e senza ma. La prospettiva è chiara e avremo un governo in carica per i prossimi 5 anni, e così sarà per la Lombardia, con me, nel prossimo futuro. Questo quanto ha dichiarato Fontana, sostanzialmente ribadendo che è lui il candidato del centrodestra alle prossime elezioni. Fontana, che poi ha aggiunto: la vittoria del centrodestra, che in Lombardia ha ottenuto oltre il 50% dei consensi, conferma che il modello lombardo con la coalizione unita è vincente e garanzia di sviluppo, equilibrio e sicurezza per i cittadini. Non ci sarà più nella prossima giunta, neanche in caso di conferma del centrodestra, l'assessore alla sicurezza Riccardo Decorato, l'ormai ex assessore alla sicurezza, che è stato eletto in Parlamento alla Camera. Decorato, che dice: la mia priorità anche in Parlamento sarà la sicurezza. Sentiamo. Ritorno alla Camera dopo, dal 2013, dopo aver passato qui in Regione circa 10 anni, e ritorno con obiettivi che riguardano soprattutto la sicurezza della nostra città, a cominciare, pertanto, per capirci, dalla battaglia che farò subito per dare il taser sia alla polizia locali sia alla polizia penitenziaria. E anche, oltre a questo, anche la lotta all'immigrazione clandestina, agli sbarchi che ogni giorno avvengono a Lampedusa, che portano nel nostro paese centinaia di migliaia di sbandati, sradicati dai paesi arabi o dell'Africa o anche dell'est europeo. Quindi queste saranno le prime battaglie: sicurezza per i lombardi, sicurezza per i milanesi, sicurezza per i cittadini dei comuni che da Rozzano all'Abbiatense al Magentino fanno parte e mi hanno dato un grande voto popolare. E ora andiamo a sentire invece, per il Partito Democratico, Fabio Pizzul, capogruppo del PD in Regione Lombardia, che ragiona sul risultato ottenuto dal PD in vista delle elezioni regionali in Lombardia del prossimo anno. Il risultato del PD in queste elezioni politiche è stato francamente deludente, in Lombardia come peraltro nel resto d'Italia. Qualche piccola luce però in Lombardia rimane, sono i collegi uninominali conquistati nel centro di Milano. Per il resto una tenuta un po' a macchie, diciamo così, in Lombardia. Ed ora si apre quella che è la stagione della preparazione alle elezioni regionali della prossima primavera. E qui bisogna essere abbastanza chiari. Lo schema non può essere lo schema nazionale, ma bisogna ragionare su quelle che sono le condizioni poste anche dalla legge elettorale regionale. Una legge elettorale in cui vince il candidato presidente che prende un voto più degli altri a turno unico. Quindi, per essere competitivi nei confronti di un centrodestra che alle politiche ha conquistato più del 50% dei consensi in Lombardia, bisogna recuperare tutte le forze che sono all'opposizione rispetto all'attuale giunta di centrodestra in Lombardia. Tra l'altro un centrodestra che ha cambiato i suoi equilibri interni, perché da trazione leghista è diventato trazione Fratelli d'Italia, e nel campo del centrodestra, a partire dalla ricandidatura di Fontana, credo che potranno arrivare dei problemi. Ma torniamo al centrosinistra. Io credo che si debba ricominciare dal lavoro che sarà fatto prima della campagna elettorale per le elezioni nazionali. I tavoli su cui abbiamo ragionato sono tavoli che hanno tenuto insieme gran parte delle forze di opposizione sui temi, non tanto su strategie ideologiche o politiche.
E un risultato positivo, per quanto molto distante da quello ottenuto 4 anni fa, ma comunque superiore a quello che davano alcune previsioni e anche alcuni sondaggi fino a qualche settimana fa, è quello del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che, dice Dario Violi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ha tenuto anche in Lombardia. Sentiamo. Anche in Lombardia il Movimento 5 Stelle ha raggiunto un risultato importante. Ci davano per morti fino a poco tempo fa, addirittura inesistenti in Lombardia. Parliamo di un 7,5% che è un risultato e una base da cui partire e rilanciare il movimento. Abbiamo avuto scissioni importanti negli scorsi mesi. C'è chi ci ha accusato di aver fatto cadere il governo Draghi, che tutto il paese si sarebbe rivoltato contro di noi. La realtà dice altro, dice che la nostra proposta politica è una proposta credibile e che anche in Lombardia, dove abbiamo sempre sofferto storicamente risultati più bassi rispetto al nazionale, abbiamo dei risultati importanti e una base solida da cui ripartire. Oggi finalmente abbiamo anche un'organizzazione territoriale e da quella ripartiremo, perché solo rendendo protagonisti i territori si può fare una politica nazionale che conti, che garantisca il futuro del nostro paese. Ed è legata all'esito delle elezioni anche la protesta andata in scena oggi al liceo classico Manzoni di Milano, con gli studenti che hanno occupato la scuola proprio per protestare contro l'esito delle elezioni. Vediamo. Per protestare contro la vittoria del centrodestra alle elezioni e il futuro governo guidato da Fratelli d'Italia, gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno deciso di occupare la scuola. E hanno scritto in un comunicato: non siamo più disposti a tirarci indietro, a far finta di nulla e aspettare che voi cambiate le cose, perché nonostante tutto, sempre e comunque, la scuola siamo noi. Questa mattina hanno spiegato ancora come studenti e studentesse del Manzoni abbiano occupato l'istituto per parlare e confrontarci sulla situazione in cui versano le nostre vite. Crisi e disastri climatici sono ormai all'ordine del giorno, così come il lavoro precario e sfruttato. Abbiamo preso coscienza di questa situazione, hanno aggiunto, e abbiamo deciso che questa volta non staremo fermi a guardare. Per questo, hanno ribadito, ci siamo presi uno spazio che troppe volte si è dimostrato repressivo e inadatto. Ma, hanno concluso, vogliamo dirlo chiaramente, non siamo più disposti a tirarci indietro, far finta di nulla e aspettare che voi cambiate le cose. Perché nonostante tutto, sempre e comunque, la scuola siamo noi. E a questo proposito verrà dato 5 in condotta nel primo quadrimestre a tutti gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano che questa notte rimarranno a dormire nelle aule della scuola. Quanto ha detto la preside Milena Mammani nel corso del consiglio d'istituto straordinario convocato d'urgenza dopo l'occupazione avvenuta questa mattina dell'istituto di Via Orazio. E ora parliamo di Covid. Andiamo a vedere i dati in Lombardia, dati che segnano un trend che si sta consolidando con il tasso di positività leggermente superiore al 15%, 15,3, era così anche nei giorni scorsi. I tamponi effettuati sono stati 9.477, i nuovi positivi 1.452, numeri quindi piuttosto bassi che risentono come sempre del weekend, ma che confermano il trend della positività addirittura superiore al 15%. Sono 9 i nuovi decessi. Per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva sono 7, con un posto occupato in meno rispetto a ieri, mentre nei reparti non di terapia intensiva degli ospedali lombardi sono 457 i posti occupati, con una variazione, con 14 posti occupati in più rispetto a ieri. Andiamo a vedere anche i dati provincia per provincia. Milano 461 nuovi casi, dei quali 251 a Milano città. Bergamo 143, Brescia 273, Como 83, Cremona 40, Lecco 33, Lodi 39, Mantova 56, in provincia di Monza e Brianza sono 120 nuovi positivi, 80 a Pavia, 33 a Sondrio, chiude Varese con 47 nuovi positivi. E a proposito di Covid, la Guardia di Finanza di Verona ha sequestrato beni per quasi 3 milioni di euro per illecite speculazioni sulle mascherine Covid e fatture false. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di 5 società operanti tra il Veneto e la Lombardia e dei relativi rappresentanti legali. L'attività investigativa condotta dalle Fiamme Gialle ha avuto inizio dopo il sequestro avvenuto nel 2020, in piena pandemia da Covid-19, di un ingente quantitativo di mascherine di protezione commercializzate illecitamente da una società
attiva nel veronese. I finanzieri hanno denunciato un responsabile per manovre speculative su merci dopo aver appurato che questi dispositivi di protezione individuale venivano commercializzati applicando una percentuale di ricavo oscillante tra il 200 e il 400% del costo di acquisto, approfittando dell'alta domanda a causa dell'aggravarsi dell'emergenza pandemica. È sempre più allarme e morosità nei condomini per l'aumento esponenziale dei costi di gas ed elettricità. L'ANACI, Associazione degli Amministratori di Condominio, consiglia di prendere misure di contenimento in anticipo per attenuare l'incremento dei prezzi. Vediamo. I costi di gas ed elettricità continuano inesorabilmente a salire. 7 condomini su 10 rischiano di vedersi sospesa la fornitura energetica a causa della morosità. L'allarme è stato lanciato dall'ANACI, l'Associazione degli Amministratori di Condominio. Dal 2019 a oggi le spese sono triplicate. Si tentano soluzioni alternative, come le rate mensili e i gruppi d'acquisto, che possano tenere sul mercato dell'energia elettrica e del gas a prezzi più convenienti. Dopo gli aumenti già registrati lo scorso inverno per il riscaldamento, la prossima stagione si presenta addirittura drammatica, ma l'assemblea di condominio ha la possibilità di intervenire per cercare di limitare i danni e ridurre i costi. I condomini, secondo l'ANACI, devono cercare di far fronte ai conguagli della gestione precedente per farsi trovare pronti nella gestione della prossima stagione. Quanto al preventivo per la nuova stagione, considerando che già in sede di consuntivo della precedente si erano già registrati aumenti in bolletta, le nuove rate dovrebbero già tenere conto in parte dei maggiore esborso previsto. Ipotizzare altri aumenti al momento potrebbe non essere conveniente, considerando la quota di consumo individuale. Si potrebbe quindi chiedere all'amministratore una verifica a metà stagione, in modo da non imporre un aggravio generalizzato, che potrebbe essere invece evitato se tutti adottassero in casa criteri di risparmio. Ormai mancano pochissimi giorni all'inizio del Festival della Missione, al via giovedì 29 settembre. Ce ne parla nel prossimo servizio Anna Maria Braccini. È iniziata la settimana del Festival della Missione. Grande l'attesa per tutti gli eventi che alle colonne di San Lorenzo e in altri luoghi della città avranno luogo, con oltre 100 ospiti italiani e internazionali. Il titolo ormai notissimo è Vivere per dono. L'iniziativa è stata promossa dalla Conferenza degli Istituti Missionari in Italia e dalla Fondazione Missio, l'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione naturalmente con l'Arcidiocesi di Milano. Il festival ci permette di vedere come la Chiesa sta cambiando, non solo per ragioni contingenti, anche per ragioni demografiche, ma per tutto quel cammino di rivoluzione e di conversione che Papa Francesco ci ha fatto fare, ci sta facendo fare. Il festival ci farà vedere come la Chiesa impara ad essere sempre di più Chiesa in uscita. E poi il festival come laboratorio di pace. L'intenzione è di far vedere come si può stare insieme da diversi imparando gli uni dagli altri, quindi essere un laboratorio di pace. Dicevo che è vero che noi non abbiamo una guerra diretta in casa nostra, anche se ce l'abbiamo alle porte in Ucraina e come in tanti altri luoghi dove si sta combattendo, però dicevo che la cultura della guerra la respiriamo un po' tutti, la voglia di usare, di risolvere i conflitti con i rapporti di forza anziché con la capacità del dialogo e dell'incontro è una scorciatoia che tanti sentiamo, per cui avere un laboratorio di pace è sicuramente essenziale. E infine il terzo laboratorio è la presenza dei giovani. Davvero vogliamo mettere in pratica quello che Papa Francesco ha detto più di una volta alle giornate mondiali della gioventù, smetterla di stare alla finestra, di balconar, come diceva lui, ma dire che effettivamente ognuno può fare quella piccola cosa che insieme alle altre cambia il mondo. E vi ricordo che dopo questo telegiornale Il Meteo verrà trasmessa la striscia quotidiana alla Chiesa nella città oggi a cura di Anna Maria Braccini. Questa sera il primo dei due video che vi proponiamo in anteprima e che saranno visibili nella mostra inaugurale del festival. A seguire poi lo sport, Nova Stadio TG e Nova Stadio Sprint condotti da Paolo Pirovano, quindi in prima serata Linea d'Ombra, speciale elezioni con Adriana Santacroce e Jacopo Casoni. Grazie per averci seguito, restate su Telenova, buona serata.